In questo video ci concentriamo sulle diverse tipologie di carta o di materiale sintetico che noi abbiamo a disposizione per le stampanti di etichette a getto d'inchiostro. Allora, come vedete, noi abbiamo qua quattro materiali differenti. Abbiamo una carta lucida, ma è una carta. Abbiamo un materiale argentato sintetico, questo è un poliestere, quindi ovviamente ha una resistenza diversa. Abbiamo una carta opaca. E abbiamo una carta vergata, quindi che è sul colore del giallino. Pensiamo noi, quando pensiamo alla grafica delle etichette, dobbiamo pensare ovviamente al materiale su cui andremo a stampare. Iniziamo con un materiale sulla carta lucida, queste sono le etichette per prodotti estetici. Questa stampante, come potete vedere, stampa e taglia l'etichetta direttamente perché l'abbiamo impostata in questa maniera, ma può stampare anche etichette prefustellate. Stampa e taglia esattamente alla dimensione da noi desiderata. E questo è il risultato su una carta lucida. Andiamo adesso a vedere lo stesso risultato su una carta argentata, un poliestere argentato. Cambiamo adesso materiale di stampa e andiamo a stampare su etichette in poliestere argento. Il layout grafico dell'etichetta non può assolutamente prescindere dal materiale di stampa, perché possiamo avere a video un certo risultato estetico che in realtà nella grafica, nell'etichetta finita, nel testo finito, non è uguale. Quindi assolutamente quando si stampa la scelta del materiale dell'etichetta deve essere assolutamente accompagnata a quello che è la grafica. E anche la tecnologia ovviamente di stampa. E questo è il risultato su un poliestere argento, quindi queste sono etichette in poliestere adatte a una stampa resistente anche per prodotti cosmetici, per prodotti esposti all'acqua o comunque a sostanze che possono deteriorare l'etichetta. L'etichetta rimane integra e perfettamente leggibile. Andiamo adesso a stampare con la stessa stampante un layout più piccolo, quindi abbiamo una larghezza 100 e un'altezza 40. Siamo sempre su poliestere argentato, quindi un'etichetta estremamente duratura, resistente all'acqua, gli inchiostri sono pigmentati e come potete vedere il colore è estremamente saturo. Utilizziamo la taglierina della stampante per tagliare l'etichetta direttamente all'altezza che ci occorre. Possiamo se no diversamente utilizzare delle etichette prefustellate. Come vedete la qualità di stampa è perfetta. Quindi avere una stampante a colori come questa, quindi con un costo contenuto, ci permette anche di fare delle prove di stampa per verificare qual è il layout e la grafica migliore per la nostra confezione. Se vi interessa la soluzione potete contattarci ai nostri riferimenti.